Poi naturalmente qui appunto ci saranno le presentazioni delle esperienze dei fotografi, vedrete che hanno tutti un taglio, una personalità molto diversa e un proprio approccio molto diverso a quella che è la fotografia intera. Credo che appunto il sentimento comunque comune di tutti questi fotografi sia quello naturalmente di trasmettere un'esperienza, quindi di portare una memoria e in qualche modo poterla trasmettere, attualizzandola naturalmente, perché si parla comunque appunto di un'azione, di una performance, di una relazione, è una parola che mi piace molto di più, che proprio avviene all'interno comunque di un contesto, okay? Un contesto sociale. Gabriele Chiesa, quindi anticipiamo la sua presentazione che invece sarebbe dovuta essere a chiusura, però anche lui avrà un quarto d'ora di tempo come tutti per fare la sua presentazione dopo questo prologo, è uno storico della fotografia e dei processi originali. Si è laureato nel 1982 con una tesi sull'uso e funzione sociale dell'album di famiglia. Inoltre è un artista visuale e fotografo attivo dal 1981. Le sue opere sono conservate presso l'Oxac di Parma, è collaboratore del Museo Nazionale della Fotografia di Brescia e di Image Academy, è un collezionista ed esperto di materiali fotografici antichi, una collezione meravigliosa di aerotipi, ambrotipi e ferrotipi. Va bene, ok, mi fermo allora, perfetto. Comunque no, una cosa, oltre a questo appuntamento minutero, sappiate che nell'ambito del Festival della Fotografia Etica a Lodi ci sarà appunto un altro incontro con tutti i minuteri e tanti comunque dei partecipanti di questa iniziativa saranno anche a Lodi, quindi se volete andare a vedere un bellissimo festival e rincontrare anche i fotografi potete farlo. Il 5-6 settembre ci siamo. A settembre? Ottobre. Allora, l'origine storica della fotografia ambulante ha radice nel fine 800 con le macchine fotografiche per ferrotipo, c'era ferrotipia che si faceva anche qua in Italia, ma soprattutto è fermato in America, una macchina fotografica nella quale avviene l'intero processo, quindi eccolo qui. E non ci ho pensato che erano piccine. Allora, quindi c'è la Ferrotype, c'è un'azienda precisa che si occupa di costruire fotocamere e di vendere materiali. Quindi la ripresa avviene in positivo unico, autopositivo, lastra di ferro, ferrotipia, tin type. Però in Italia già avevamo chi praticava la fotografia ambulante prevalentemente trasportando lo studio proprio, cioè si faceva la fotografia, poi si ritiravano in una specie di carrettino che conteneva una camera oscura sostanzialmente. Una tipica camera minutera è questa, e vedete che ha un visore che permette di controllare la messa a fuoco, e poi eventualmente c'è un altro visorino, grazie alla filtratura con la luce rossa si può anche controllare lo stato dello sviluppo. Una volta realizzato il negativo si tira su la paletta e si rifotografa il negativo ottenendo così il positivo. Questa è Barbara Ghidini, che conosco a Brescia nel 2016, e io purtroppo mi appassiono a tutte le cose che coinvolgono la produzione fotografica e decido di costruire una minutera, quindi anche se qualcuno di voi si sogna di fare questo tipo di esperienza, tutto sommato basta un obiettivo, del cartone da tagliare con un cutter, e si comincia a fare le prove, quanto ti occorre di spazio, di profondità per effettuare la messa a fuoco. E questa è Brescia, e il fotografo minutero in genere si organizza con una specie di carrellino, e anche quando poi ci ritroviamo a Lodi arriviamo in piazza con i carrellini. Ci sono persone che hanno iniziato a costruire camere minutere in formato adatto per il trasporto aereo,
Low Cost. Le dimensioni della camera, la scelta dell'obiettivo dipendono tutte dal formato di carta che vuoi utilizzare. E avete intravisto che usa il filtro giallo. Chi di voi si occupa di fotografia in pellicola sa che il filtro giallo serve per scurire i cieli che sono azzurri o blu, perché è colore complementare. Nella fotografia minutera ha tutto un altro scopo, perché si usano le carte multigrain e quindi si ottiene maggior morbidezza con il filtro giallo. Il filtro giallo serve per ottenere una più estesa scala tonale. Chi fa fotografia a minutera è una persona che proprio di carattere e di indole è abituata a interagire già solo per lavorare nel commercio, avere un negozio, deve avere un carattere particolare. Per fare fotografia a minutera è la stessa cosa. E anche quelle persone che chiedono un ritratto al fotografo minutero sono sempre persone un po' speciali, perché sono aperte all'esperienza, non sono quelli che sono sempre sulle difensive, oh, mi vogliono imbrogliare, chissà che cosa succede. E sono persone che vogliono provare, capire, parlare. Vabbè, vado avanti. E se voi cercate fotografia minutera trovate sia i video che tutti gli schemi costruttivi. Fotocamere minutere ce ne sono di tantissimi generi, non ci sono due fotografi minuteri che hanno lo stesso tipo di fotocamera. Un sistema è quello di avere una specie di asta che dall'esterno puoi manovrare per fare la messa a fuoco. Avete visto un'altra prima, la fotocamera di Barbara Ghidini, che ha una messa a fuoco invece all'interno. Questi sono esempi di schemi costruttivi e istruzioni che potete trovare su internet cercando fotografia minutera. A parte Giorgio Cadeddu, anche Miki Rodriguez, che fa il fotografo professionista minutero, ha realizzato tanto materiale che ha dato lo spunto anche ai nostri fotografi per realizzare le loro fotocamere. Poi qualcuno cui piace la fotografia anche come modo di creare cose con le mani, e per esempio Gianni Morano, a breve cedo le mani, e io lo presento sempre come uno dei maggiori costruttori mondiali, sicuramente io direi che è il primo in Italia di fotocamere minutere, è sempre alla ricerca di soluzioni innovative, per cui anche fabbricando fotocamere non so se ne fa due uguali. Poi avete sentito parlare di Afghan Box Camera. Ecco, di regola l'Afghan Box Camera ha l'obiettivo montato su piastra o comunque superficie frontale, mentre invece la camera minutera di regola al soffietto. Poi la camera minutera tradizionale ha la paletta che serve per la riproduzione del negativo. Ma adesso sempre più si sta affermando la produzione del positivo, invece che con la foto, rifotografando il negativo, la produzione del positivo per stampa a contatto, che viene eseguita all'interno della camera. Quindi all'interno della camera ci sono soluzioni diverse, la carta può stare in fianco, in alto, ci sono diverse disposizioni, c'è la possibilità anche di avere delle vaschette di sviluppo verticali, cilindriche per avvolgere la carta e avere ancora maggior spazio. Una volta che si ha il negativo si può anche stampare in camera oscura. Una cosa fantastica della fotografia minutera è quella che ti consente di essere ladri di emozioni, di sguardi, di cuore, perché tu fai il negativo, poi consegni il positivo e le persone se ne vanno via tutte contente e a te rimane il negativo. Ecco, questa è un'altra camera storica. Direi che ho finito, che io ricordo l'appuntamento il 5 e 6 ottobre a Rodi. Grazie.